Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a fatti e commenti, come ogni settimana con Gaetano Alaimo insieme a noi. Grazie Stefano, ben trovati tutti i telespettatori a casa e te in studio. Grazie. E ecco, abbiamo quest'oggi due comunicazioni telefoniche. La prima, abbiamo in collegamento diretto il segretario generale della CGIL di Roma Nord, Viterbo e Civitavecchia, Marco Capparelli. Grazie segretario della presenza. Grazie a voi, salve, un saluto. Sì, ecco, e con lui chiaramente parliamo di questo evento che è il 1 maggio. Come sapete, domenica 1 maggio viene festeggiato a livello internazionale la festa del lavoro. Ecco, vogliamo un pochino insieme a Marco Capparelli dare un po' il significato di quest'anno, di questo 1 maggio. Ricordiamo che a livello nazionale lo slogan è più valore al lavoro, contrattazione, occupazione e pensioni. Ecco, quali sono i caratteri fondamentali e anche il riferimento, ne parlerà il segretario della Carta dei diritti del lavoro, e quali sono gli argomenti fondamentali di questo 1 maggio 2016? Ma intanto la festa del 1 maggio è sempre una festa importante perché si rimette al centro dei nostri ragionamenti, del pensiero, e a volte, come dire, sfugge nella quotidianità delle cose a proprio il lavoro. Il lavoro che peraltro, come dire, sul quale è fondata anche il nostro paese, che però da un po' di tempo a questa parte, diciamo, porta delle criticità in sé molto importanti, purtroppo molto gravi. Il lavoro è alla base di tutto sostanzialmente e purtroppo la crisi e le difficoltà in tutte le aziende e quasi in tutti i settori che noi conosciamo del nostro territorio, ma più complessivamente nel paese, ci fanno fare una riflessione un po' amara, diciamo, quest'anno in particolar modo. E il lavoro noi lo riteniamo fondamentale ed è per questo lei giustamente introduceva il discorso della Carta dei diritti, Il perché lavoro per contro sostenere l'inquinamento uno sviluppo, una è ripresa, non fondamentale, solo ha per chi, accompagnato la come dire, manifestazione approccia al lavoro adesso organizzata e quindi con tantissime difficoltà, ma anche per chi il lavoro ce l'ha e lo difende o per chi ha speso una vita nel lavoro e quindi è pensionato, noi facciamo un ragionamento più ampio che è quello del rilancio, diciamo, dell'economia di questo paese con investimenti in infrastrutture, con un'attenzione particolare al rilancio delle attività che possono in qualche modo dare una mano, perché il lavoro batte una situazione di grandi difficoltà, si perdono i posti di lavoro. Oggi tra l'altro è la giornata che ricorda la difficoltà, diciamo, la sicurezza sui posti di lavoro, anche in questo caso va fatto un pensiero, rivolto un pensiero a chi sul lavoro, nell'atto del proprio lavoro, appunto, purtroppo in qualche modo o perde la vita o non lavora in situazioni di sicurezza. La CGIL rilancia questa idea per uscire da una crisi che ormai è conclamata con la Carta dei diritti universali del lavoro che vuole in qualche modo rivolgersi a tutti coloro che lavorano, quindi non c'è più differenza, il nuovo statuto dei lavoratori che noi proponiamo, siamo in questi giorni molto impegnati alla raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare proprio che possa in qualche modo rivedere dei meccanismi che hanno secondo noi messo un po' all'angolo il lavoro, cioè diciamocela tutta, i rapporti di forza sono sbilanciati in maniera molto molto significativa da parte del datore di lavoro rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici e questo non può essere. La Carta dei diritti universali del lavoro parla a tutti coloro i quali in qualche modo hanno il diritto di avere, come dire, sulle spalle lo zaino delle tutele e che in qualche modo stanno venendo sempre meno. E che assolutamente è necessario ripristinare per poter garantire un futuro più dignitoso. Il diritto del lavoro va riscritto, alcune regole, diciamo, sono state un po' calpestate, diciamocela tutta, e quindi questa iniziativa che la CGIL mette in campo è un'iniziativa di proposta, secondo me importantissima anche al governo, anche a questo governo che un po' si rifiuta di parlare con i corpi intermedi, con la speranza di poter sensibilizzare meglio, diciamo, la politica e quindi chi in qualche modo decide e fa le leggi e ritornare un po' sui propri passi perché si è poi secondo me trasceso. Ecco, Quindi segretario. l'appuntamento è nelle piazze del nostro paese, è partita questa campagna di raccolta firme a tutto tondo che è rivolta ovviamente non solamente agli iscritti della CGIL ma a tutti coloro i quali sensibili a questa tematica si rendono conto che qualcosa va fatto.
Non è possibile pensare che delle proposte messe in campo dal governo come quella del Jobs Act possano essere di per sé esaustive, perché al di là dello 0, qualcosa in più nei posti di lavoro, sappiamo peraltro un pochettino alterati, no? Dagli incentivi che lo Stato e il governo ha dato alle aziende, non hanno poi portato un grande risultato. Secondo noi la cosa importante invece è quella degli investimenti in infrastrutture che poi sono permanenti, durano e possono garantire una prospettiva, che poi la parola magica è questa, nel senso oggi manca quello, la sfiducia che noi notiamo nelle persone è data anche dal fatto che manca la prospettiva del domani, quasi c'è una rassegnazione, noi non possiamo arrenderci a questo ragionamento e proponiamo appunto un grande movimento popolare, peraltro, che avrete visto, insomma se ne parla anche per radio, ci sono degli spot, ci troviate nelle piazze con i nostri banchetti, insomma in maniera molto umile, molto semplice, però siamo dalla gente, non vogliamo perdere un'altra opportunità, perché ci sembrerebbe un po' l'ultima, un'occasione perduta di un paese che ha bisogno di rilancio e appunto per tornare al 1º maggio basato sul lavoro, e a noi Bene. sembra che questo manchi. Segretario, una brevissima domanda. So che a livello territoriale festeggerete il 1º maggio, voi avete adesso una suddivisione di competenze che va dal Lazio Nord a Viterbo e Civitavecchia. Festeggerete nella città di Ladispoli appunto il 1º maggio. Quali sono, ma veramente con estrema sintesi, le caratteristiche appunto di sviluppo che intendete porre all'attenzione, diciamo, di questo 1º maggio a livello territoriale della vostra competenza territoriale? Ma guardi, molto velocemente io ho deciso di essere alla Dispoli perché è giusto dare diciamo rilevanza a turno un po' a tutti i comuni, e sono tantissimi quelli del nostro territorio, come ricordava lei benissimo. Lo sviluppo che può avere il nostro territorio, quindi la Camera del Lavoro, partendo dalla Tuscia al mare, Civitavecchia, passa sicuramente rispetto alle eccellenze che ci sono, parlo di Civita Castellana per quanto riguarda le ceramiche, pure se è un sito produttivo importante un po' come dire, non considerato, bisogna rilanciarlo, e poi il porto di Civitavecchia, che può essere assolutamente la possibilità, il volano di traino per tutto il territorio, veramente per tutto il territorio, non solo diciamo della Camera del Lavoro in cui in qualche modo sta, ma parlo proprio del Lazio e dico ancora di più per quanto riguarda il paese. Quindi lo sviluppo, il progetto che c'è sull'area portuale, il retroporto e il commercio, oltre che l'aspetto crocieristico, può essere sicuramente un traino anche per l'aspetto turistico che Viterbo per esempio porta in sé, ma questo vale per tutto quanto la Camera del Lavoro, come le dicevo. Si può rilanciare, basta avere, come dire, il buon senso, e colgo l'occasione, visto che me l'avete chiesto, anche per significare l'importanza di completare un'opera che è quella della trasversale che parte, che il suo collega Civitavecchia, con l'Adriatico sostanzialmente ferma da un po' troppo tempo, che il buon senso prevalga, perché quella è un'opera importante che apre possibilità di lavoro guardando anche all'Adriatico e quindi ai Balcani, sempre inteso come commercio, sempre inteso come posti di lavoro, che poi è la cosa che a noi ci preme di più. Bene, segretario, noi la ringraziamo, ringraziamo il segretario generale appunto della CGIL di Roma Nord, Viterbo e Civitavecchia, le auguriamo un buon 1º maggio a lei e a tutti, ecco, i lavoratori che festeggeranno questa ricorrenza del lavoro. Grazie. Buonasera. Grazie altrettanto a voi. Buonasera, grazie. Ecco, ed ora, dopo questa comunicazione appunto sul 1º maggio, e adesso con l'ausilio qualificato di Gaetano Alaimo, ci collegheremo in diretta con il presidente appunto dell'ente che organizza San Pellegrino in Fiore. Come sapete, questo fine settimana è caratterizzato da San Pellegrino in Fiore nel cuore medievale di Viterbo. Sì, Presidente, buonasera. Buonasera. Più che una domanda, è una domanda tipica, chiamiamola. Sappiamo che lo sforzo ogni anno è difficile per reperire i fondi e soprattutto per l'organizzazione di questa manifestazione. Quest'anno è il trentennale. Soprattutto la sua sensazione a 30 anni dalla prima uscita di San Pellegrino in Fiore, quali sono le novità di quest'anno? Allora, le novità di quest'anno le rispondo subito. Oltre che abbiamo molti più allestitori degli altri anni, abbiamo avuto anche molte richieste dall'estero e verranno qui presenti come allestitori, abbiamo anche con noi aggregati sempre nella manifestazione due strade nuove, che
che sono via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, via Roma, Corso Italia, piazza Verdi, piazza d'Erba e piazza della Repubblica, che si aggregano alla manifestazione, allargando manifestazioni quasi tutte dentro le mura. E in più abbiamo anche delle manifestazioni culturali, mostre e allestimenti anche nel chiostro della Chiesa della Trinità. È un chiostro molto grande, tutta la chiesa è molto spaziosa, è quasi un'altra cittadina, che, della quale noi ci orgogliamo di averla accettati, che faremo anche lì degli addobbi, delle cose così. Cioè, in poche parole, dentro le mura quasi tutta la città è allestita quest'anno. Okay? Una battuta, magari queste sono molto le novità di quest'anno, oltre che gli allestitori molti di più e molti più fiori, molte più bellezze. No, una battuta lampo, diciamo, queste migliorie, soprattutto questo notevole allargamento, è stato possibile in base a una maggiore programmazione o maggiori sponsor che hanno finanziato? No, il finanziamento più o meno è un po' di più da parte del un po' di più dell'anno scorso da parte del Comune di Viterbo. Poi abbiamo degli sponsor e più oltretutto abbiamo anche gente che viene volontariamente, molti volontari, molte associazioni che si sono aggregati e vogliono fare qualcosa per la città e per San Pellegrino in Fiore. Ok, grazie. Bene, ecco Presidente Malè, un bilancio di questi 30 anni, ecco, fare un bilancio diventa sempre un qualcosa di difficoltoso, ma se lei ricorda, ecco, dalla prima edizione di 30 anni fa all'edizione, ecco, 2016, con quale spirito e con quale così entusiasmo, ecco, avete veramente consolidato questa iniziativa che ci invidiano come provincia, direi, molte città italiane. Questo qui, come si dice, l'animo e la voglia è sempre lo stesso, anzi di più, nonostante sono passati gli anni, perché sono passati 30, ero molto più giovane io quando l'ho ideato e creato la prima manifestazione, come tuttora in 30 anni, sempre, l'ho sempre organizzata io. Era molto giovane, molto più energico, però nonostante tutto mi sento molto energico anche adesso, molto voglioso e tanta voglia. E trovo intorno a me molta gente che mi dà una grossa mano, volontariamente. Bene, ecco, io direi che con l'augurio veramente che tutto si svolga nel migliore dei modi e soprattutto ci siano veramente molte visite, molti turisti. I visitatori siamo sicuri, perché abbiamo già tutti i ristoranti e gli alberghi di Viterbo e provincia pieni per questa manifestazione. Benissimo. E allora sicuramente la cosa è conosciuta da tutto il mondo, perché abbiamo avuto telefonate dal Giappone, dalla Polonia, dalla Russia, dalla Germania, dall'America, che vengono per questa manifestazione specificamente. Sono gente, intenditori di fiori, allora vengono a vedere se ci sono, come ci sono novità florovivaistiche, e vengono qua a vedersela, a studiarsela. Sicuramente ci sarà un maggior numero anche dell'altro anno. Comunque, con l'occasione io vorrei anche ringraziare gli enti che hanno collaborato, che sono, oltre che il comune, che è il più grosso sponsor della manifestazione, ci abbiamo la regione Lazio, la quale ci dà un bel contributo, poi ci abbiamo la Camera di Commercio, la Fondazione Carivit e la Banca di Viterbo. Sono gli sponsor quelli un pochettino più importanti. Per adesso ci abbiamo anche sponsor come Piergentini, pure lui ci dà una grossa mano, e li voglio ringraziare perché ci hanno dato una buona mano. Okay? Benissimo, ecco, noi ringraziamo il Presidente Malè, auguriamo veramente buon lavoro e ricordiamo che San Pellegrino in Fiore si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio, domenica 1 maggio. Grazie Presidente, buon lavoro. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Buonasera e grazie. Ecco Gaetano, credo che abbiamo toccato veramente con questa iniziativa, diciamo, che investirà il centro storico di Viterbo,
Una diciamo, dei biglietti da visita, lo diceva il presidente Malè, addirittura ormai di una dimensione internazionale che rende veramente Viterbo, al centro di questo tipo di attività. Ecco, una riflessione da parte tua, su questa e sulle altre iniziative che vedranno il centro storico di Viterbo un po' al centro della stagione bella che sta iniziando. No, io parto dal dato economico per mia formazione. È finalmente un'edizione, almeno io per obiettività dico, di rilancio anche della stessa manifestazione. Non che San Pellegrino in Fiore abbia bisogno di presentazioni, perché notoriamente il secondo evento più conosciuto della città di Viterbo, dopo ovviamente il trasporto della macchina di Santa Rosa. Però negli ultimi anni c'erano state alcune polemiche, anche se un po' velate, sulla chiarezza della tipologia della manifestazione. Si parlava di di serre, quindi cioè di esponenti più commerciali che vivaisti puri, e quindi per esposizioni floreali, per essere più dettagliati. Questa sarà la manifestazione del trentennale e del rilancio. Il dato è che gran parte del centro storico di Viterbo, che non era stato concepito fino ad ora, viene preso come meta appunto, del percorso florovivaistico, e non solo. Sappiamo che ci saranno delle manifestazioni collaterali, artistiche, soprattutto molto sentite dalla popolazione. Il dato è che c'è un ritorno alla promozione di Viterbo nel modo giusto. È iniziato questo percorso, lo ricorderei, dal 2011 con i primi sentori del patrimonio UNESCO. Ricordiamo, non è la macchina di Santa Rosa, ma sono le quattro manifestazioni delle macchine a spalla, tra cui c'è anche Viterbo con la macchina di Santa Rosa, per arrivare adesso appunto alla nuova macchina di Santa Rosa e al trentennale di San Pellegrino in Fiore. Dopo Bagnoregio, che ha trainato un po' i dati sul turismo, che sono nettamente i più grandi della provincia di Viterbo, adesso c'è anche un sussulto da parte della città capoluogo, non poteva essere che altrimenti. Ecco, questo diciamo ci porta veramente in modo positivo ad affrontare questa bella stagione che speriamo poi porterà anche dei frutti per le altre iniziative diciamo di massa che saranno svolte sia a Viterbo che nei maggiori centri più importanti della provincia. Ecco, un altro argomento invece ne parlavamo prima col segretario generale della CGIL appunto a proposito del lavoro. Attualità immediata, ci sono delle notizie che riguardano la trasversale, che riguardano appunto la superstrada Orte Viterbo Civitavecchia, il completamento. C'è stata la conferenza di servizi giovedì 28 aprile, era presente l'ANAS e era presente la provincia di Viterbo, rappresentata appunto dal consigliere appunto Palozzi. Palozzi. C'era Mauro Mazzola in qualità, però abbiamo visto, di sindaco appunto di Tarquinia. L'estrema sintesi è che la trasversale va avanti con il tracciato verde, ecco poi sentiremo un attimo Gaetano l'approfondimento, e soprattutto la sintesi è che in maggio ci sarà una nuova sessione della conferenza di servizi, che lo ricordiamo è lo strumento che deve approvare, deve acquisire tutti i pareri che sono necessari per lo sviluppo appunto del progetto di ultimazione della superstrada. Gli enti locali sono stati messi al centro, c'è questo diciamo come dichiarazione del consigliere Palozzi, diciamo si va verso la considerazione di questo tracciato verde. Ecco, Gaetano, noi abbiamo monitorato diciamo sia con il presidente Mazzola che con il consigliere regionale presidente della commissione lavori pubblici Enrico Panunzi. E come vedi ormai questa prospettiva che ci sembra il tracciato verde, se non vado errato, erano cinque i tracciati Sì. diciamo da valutare. Come vedi questa soluzione appunto soprattutto nei confronti del comune di Tarquinia? Allora, per essere sintetici, il che è un po' difficile in quanto l'argomento è uno dei più importanti degli ultimi decenni per la provincia di Viterbo, sarebbe difficile. I dati sono tre, secondo me. Allora, il primo è che finalmente si parla di un tracciato sui cinque, e non poteva che essere quello tracciato, appunto, scusate il gioco di parole, dall'ANAS, in quanto ente
Tu sei più esperto di me, però uno dei più importanti a livello di gestione, monitoraggio e organizzazione di questo ambito delle infrastrutture. Il dato principale è questo, cioè che finalmente si lavora su un tracciato e le migliorie che verranno fatte saranno in riferimento a un tracciato specifico. Quindi questa è una notizia importante, a prescindere poi dalla polemica che si è creata. Il secondo dato è la coerenza, io direi, del sindaco di Tarquinia, Mauro Mazzola, pur in controtendenza rispetto ai suoi colleghi di partito, il più importante appunto il consigliere regionale Enrico Panunzi e altri esponenti, tra cui citerei l'altro consigliere regionale di Cuori Italiani, Daniele Sabatini, sulla difesa ad oltranza del territorio, ricordiamo, della Valle del Mignone, che verrebbe in qualche modo, adesso non so nel dettaglio, ma in qualche modo sfiorato o toccata da questo tracciato. Attenzione. Fondamentale del terzo punto è la partecipazione degli enti, tra virgolette, minori, cioè le associazioni e i comuni, soprattutto il comune di Monte Romano, cui dovrà esserci appunto ci dovrà essere uno svincolo per il collegamento appunto alla trasversale, perché è ovvio che durante lo sviluppo dell'autostrada tirrenica, poi è stato previsto, ricordiamo, come abbiamo appunto letto poco fa, il collegamento, quindi uno sbocco della trasversale sull'autostrada tirrenica. Tutti i comuni dell'attuale tracciato dell'Aurelia Vecchia dovranno in qualche modo essere avvantaggiati e non svantaggiati da questa innovazione, perché sarebbe paradossale. Il tracciato attualmente si ferma a Cinelli, che è nel territorio dopo Vetralla, e si arriverebbe direttamente a Tarquinia. Quindi il comune di Monte Romano assolutamente deve essere considerato prioritariamente tra le valutazioni sia dell'impatto ambientale, ma soprattutto dello stesso tracciato dal punto di vista sia economico che infrastrutturale in genere. Sì, ecco, come bene ricordavi te, adesso avranno tempo sino al mese di maggio i vari comuni che sono coinvolti, insomma, nell'ampliamento e nella realizzazione della superstrada, potranno presentare delle osservazioni. Però il dato positivo, ecco, che emerge sia dai commenti dei politici, come dicevamo, da parte della provincia, Palozzi, e da parte, soprattutto dell'ANAS, è quello che ormai si discute su un tracciato, cioè c'è un'individuazione specifica. E lo dicevamo, l'ANAS, che è appunto l'ente che eseguirà poi l'esecutore, della realizzazione della superstrada, ha ormai scelto questo itinerario. E quindi, si può senz'altro che migliorare, ma, trattare sempre di Io, se mi questo. permetti solo una Prego. battuta, eviterei, non per prendere le parti di qualcuno, però questo va detto, di fare lo stesso errore della Cassia, perché noi avevamo ormai dai tempi del Giubileo del 2000 l'idea e il progetto di raddoppio della Cassia. Poi ricorderò proprio brevissimamente i problemi che ci sono stati sia per il reperimento e la dislocazione dei fondi sul tracciato nella provincia di Viterbo, ma soprattutto i problemi delle discordie tra i vari comuni sul tracciato della Cassia. Si parlava di supercassia, di raccordi, eccetera. Alla fine non si è fatto praticamente nulla. Sappiamo la Cassia com'è ridotta proprio adesso senza additare colpe, però io lo dico su mia responsabilità, sulle discordanze su alcuni punti, andrei diritto alla meta prendendo le opportune variabili e quello che sarà fatto. Ecco, sicuramente è auspicabile, e credo che sarà ormai appunto l'iter che verrà seguito, quello, ecco, di ragionare su questa ipotesi e andare avanti appunto a livello di progettazione e di realizzazione su una soluzione già prestabilita. Ecco, Gaetano, un'ultimissima domanda anche di prospettiva. La Viterbese, credo che la Viterbese Calcio parliamo, è sicuramente, diciamo, nella fase conclusiva e quindi di successo pieno. Ecco, se vuoi spendere due parole riguardo a questo campionato della Viterbese e sulle prospettive appunto che si profilano per il prossimo anno. Allora, non ci eravamo messi d'accordo perché è una domanda incredibilmente ad hoc. Allora, io ho sentito direttamente sia il presidente della Viterbese Vincenzo Camilli che il patron, il padre Piero Camilli. Loro si sono resi disponibili per venire in trasmissione o la settimana prossima o la successiva, e appunto parleremo direttamente con loro. Speriamo a.
facciamo le corna a promozione raggiunta di un campionato molto molto importante che si sta concludendo. Due battute, la Viterbese non è riuscita nell'ultima gara, noi parliamo di, registriamo di giovedì, la trasmissione va in onda da sabato, ad avere matematicamente questo risultato. Nella giornata di domenica affronterà l'Astrea, ricordo Maurizio Fiorani si occupa tutte le settimane di Viterbese Calcio, poi sarà anche lui presente nel caso vengano, come mi auguro, il presidente e il padrone della Viterbese, a raggiungere appunto questa promozione, che ormai si tratta solo di ore, speriamo e facciamo, come dicevo prima, gli scongiuri. Un campionato che è stato un testa a testa, poco più, poco meno, con il Grosseto, sempre con Camilli, che è l'ex presidente di questa formazione, una squadra, il Grosseto, che ha giocato in Serie B, quindi un competitor di tutto rilievo per la Viterbese, e il Rieti, che appunto fino all'ultimo ha giocato le sue carte. Per dirla in una battuta, se anche nello sport la Viterbese, come pensiamo, e la città di Viterbo trascinerà un po' tutta la provincia, sia nel calcio che conta, quindi nella Serie C, che sono i professionisti. E abbiamo parlato di turismo, stiamo parlando di patrimonio UNESCO, tutto quanto, secondo me sarà un periodo d'oro per la provincia di Viterbo da tutti i punti di vista. Quindi raggiungere questo risultato per la Viterbese potrebbe essere un'ulteriore ciliegina per miglioramenti continui che vedono appunto la Tuscia sempre più protagonista. Bene, ecco, con questa prospettiva noi concludiamo questa nostra trasmissione. Ringraziamo dell'attenzione dei telespettatori e grazie a Gaetano e a coloro che ci permettono di realizzare questa trasmissione. Grazie ai telespettatori e buona serata. Buonasera.